Oggi vorrei farvi una domanda che richiede una riflessione da parte vostra. Ma secondo voi, se la security ICT funziona bene, abbiamo un'azienda sana dal punto di vista cyber? Quindi non ci saranno più data breach? Purtroppo la risposta è no. Sarebbe come dire che siccome esiste una funzione legal, non ci saranno più cause tentate all'interno di quell'azienda. Ma infatti, se un impiegato registra le sue utenze e le sue password all'interno di un bel post-it e lo lascia sulla scrivania, in balia di tutti, pensate che ci siano prodotti di sicurezza capaci di mitigare il rischio? Kevin Mitnick molto, ma molto tempo fa diceva «There is no patch for human stupidity», quindi ricordatevi degli utenti, molto spesso sono loro l'anello più debole della catena, e se questo anello non viene potenziato, la catena track si spezza, e hai voglia sicurezza informatica. Ma potrebbe, ahimè, essere invece che occorre migliorare l'intera filiera di progettazione, sviluppo ed esercizio di sistemi. Occorre quindi sempre analizzare quale sia l'anello più debole della catena, perché la cyber security è una responsabilità condivisa, è un ingranaggio complesso e articolato, e solo se tutti riusciamo a dare il nostro contributo si potrà controllare il rischio. Quindi se si progetta male un sistema occorrerà migliorare la progettazione e le architetture dei sistemi. Se invece si sviluppa male, occorrerà agire sulle buone pratiche di sviluppo sicuro del software. Oppure se si gestiscono in modo improprio i servizi, ad esempio con diffuse carenze di patch management o di ardinizzazione dei sistemi, occorrerà migliorare gli esercizi delle nostre applicazioni. Per farla breve, aiutate i più deboli, perché questa è la strada del successo, per rendere migliori e più sicuri i nostri servizi. Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo da rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare su YouTube altri interessanti video proposti sulla sicurezza informatica. E mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi al canale e sulla campanella in modo da rimanere sempre aggiornati di tutti quanti gli altri video che verranno proposti di volta in volta. Red Hot Cyber, conosci il rischio per starne lontano. Arrivederci!